messaggio di questo Vangelo è chiaro. Siamo chiamati all'amore, tanto ad amare quanto ad essere amati. Non è solo un invito. L'amore è qui un imperativo da parte di Gesù. Non a caso, quando gli viene chiesto quale sia il comandamento più grande, Gesù risponde senza esitare di amare Dio con tutte le forze e il nostro prossimo come noi stessi. Addirittura Gesù in questo brano chiede un passo in più, di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. E sottolinea anche come solo mettendo in pratica questo comandamento potremmo essere Suoi amici. Viene naturale allora chiedersi, forse con un po' di timore, come sia possibile obbedire all'invito di Gesù, come sia possibile per una creatura umana amare come Dio. Egli ci offre un indizio della via da seguire, quando dice che così come il Padre ha amato Lui, Lui ha amato noi. L'atto dell'amore non viene da noi stessi, è grazie all'amore che Dio riversa in noi che possiamo amare il prossimo. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Non ci viene chiesto allora di produrre amore, ma lasciarci riempire dell'amore di Dio a tal punto da traboccare e da riversarne sul nostro prossimo, così come ha fatto Gesù. Poiché noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. E così come l'amore non viene da noi, anche la chiamata ad amare non parte da una nostra decisione. Non abbiamo scelto noi Gesù, ma siamo stati scelti da Lui. Da noi dipende solo l'accettare nella piena libertà che ci viene data il Suo comandamento. Non come servi che non hanno alternative all'obbedienza, ma come amici, non per costrizione, ma per piena fiducia in Dio. Buona e santa giornata a tutti.